Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno della Harvard Business Review, intitolato What Kind of Startup Founder Are You? Di Stephen Gray, Andrew Knight e Marcus Beer del 20 novembre 2020. In pratica, questo articolo, diciamo, analizza un insieme di metodi di management, di leadership per le startup. L'idea è quello che i fondatori, i founders di una startup considerano sostanzialmente la propria azienda come una loro idea e ovviamente ne sono anche i proprietari. Però chiaramente per fare in modo che una startup possa avere successo è necessario che vi sia un senso di condivisione, ovvero che, diciamo, dicono gli autori, è necessario a sense of collective ownership, che significa che le persone che fanno parte di questa azienda devono sentire come se questa azienda fosse collettiva, cioè come se questa azienda fosse sostanzialmente anche dei dipendenti, non soltanto quindi una proprietà, diciamo, del fondatore, un'idea del fondatore che è inarrivabile, che è inarrestabile, che non è condivisibile, quanto piuttosto una dimensione, dell'impresa che sia fruibile in un qualche modo anche per i dipendenti. Chiaramente questo senso di partecipazione può essere realizzato grazie alla creazione del team members, però ci sono vari modi che le autori analizzano. Che fanno gli autori? Prendono 500 startup e i loro membri, i loro team members, diciamo, sulla base di dati che vengono sia dalle entrepreneurship competitions, quindi le competizioni tra le startup, che dai corsi che le università realizzano per lanciare le startup. Quindi prendono tutti questi dati e analizzano i modelli di leadership e di management dei fondatori, dei founders delle startup rispetto ai team, rispetto alla costruzione di quello che poi è il team building e questo senso di proprietà condivisa, di proprietà collettiva. Sostanzialmente, diciamo, gli autori trovano che ci sono tre tipi di metodologie, di modelli, diciamo, di stili di leadership. Il delegator è una persona che appunto delega, quindi vengono fatti degli esempi, per esempio un imprenditore nel settore delle startup che ha inventato uno strumento biomedicale, inizia a chiedere ai propri dipendenti, pur avendo posto, diciamo, l'idea, sostanzialmente avendo sviluppato l'idea, inizia a chiedere ai propri dipendenti se quest'idea va bene, diciamo, se ci sono degli aggiustamenti che magari i dipendenti sarebbero disposti diciamo, ad apportare, e quindi, diciamo, cerca di condividere in questo modo quelli che sono gli aggiustamenti marginali di un'idea che è stata creata dal fondatore dell'azienda. Chiaramente gli autori dicono questo, diciamo, è un tipo di coinvolgimento che può funzionare, però ci sono dei limiti. Non bisogna superare questi limiti, perché se si superano certi limiti, che cosa accade? Che lo stesso startup, lo stesso founder potrebbe anche perdere interesse nei confronti ed entusiasmo nei confronti della stessa azienda. Viene fatto un altro caso di una startup dove sostanzialmente il fondatore, che è una donna, diciamo, cerca di coinvolgere i propri dipendenti nello sviluppo della propria idea, chiede loro di produrre dei piani alternativi, i dipendenti lo fanno e quando poi arriva, diciamo, la fondatrice a scegliere quelle che devono essere le alternative per la propria azienda, avverte un senso di distacco, cioè avverte come se quelle idee che sono state proposte non le appartengono più, non sono più la sua startup. E lei dice esattamente: She told us, dicono gli autori, the original idea was my baby, and then it really morphed into a new direction.
After the change, I become less invested in the idea and it showed. Cioè, cosa vi diceva alla fine? L'idea originale di questa startup era mia, però poi questa idea è andata in una nuova direzione e quando questo cambiamento è avvenuto, la stessa fondatrice ha avuto difficoltà di investire nell'idea. Quindi evidentemente va bene delegare, va bene diciamo coinvolgere i dipendenti, però fino a un certo punto, cioè non si deve arrivare al punto da estraniarsi, cioè dalla situazione in cui lo stesso fondatore inizia a vedere l'azienda come qualcosa, diciamo, che non gli appartiene più, come qualcosa che non è più la sua idea originaria. Accanto a questa dimensione c'è quella del dictator, il dittatore. Il dittatore è praticamente una persona che ha una sua idea precisa di come deve funzionare l'azienda e chiaramente non è disposto e non consente ai dipendenti, ai team dell'azienda di partecipare con lo sviluppo di questa idea, a meno che non sia evidentemente esplicitamente richiesto, e chiaramente questo crea un senso di distacco, però ha il vantaggio almeno di mettere in chiaro quali sono i progetti aziendali. E poi c'è the designator. The designator è una specie, diciamo, di via di mezzo tra questi due. Per esempio, si fa il caso di un imprenditore che, dopo aver messo a punto in un modo dittatoriale il proprio prodotto, cerca di coinvolgere i dipendenti in un modo, diciamo, da delegator, per individuare quelli che sono i possibili mercati nei quali puoi andare successivamente a sviluppare questa idea. Chiaramente, diciamo, gli autori dicono in fondo ognuno di questi tre modelli ha una sua, dei suoi pregi, dei suoi difetti, però ci sono degli shortcuts che le aziende possono, le startup possono utilizzare quando vogliono effettivamente scegliere il tipo, diciamo, di modello, ammesso che lo scelgano. Chiaramente, perché a volte questi modelli di leadership sono proprio innestati nelle personalità e nella cultura individuale, professionale degli stessi founders. Quindi la prima cosa da fare sarebbe catalogare la business idea, quindi le tecnologie, i prodotti, i servizi, le proiezioni finanziarie e così via, e poi comprendere se questi elementi essenziali dell'idea di business sono fissi, quindi immutabili, non possono quindi essere oggetto di consiglio o di contrattazione con i team member, e quali parti invece di questi elementi essenziali della business idea possono invece essere considerati come sostanzialmente aperti nei confronti del dialogo, del confronto con gli stessi dipendenti. E chiaramente poi comunicare queste distinzioni, cioè quindi dire ai dipendenti che ci sono nella business idea degli elementi assolutamente immutabili, perché questi fanno parte dell'essenza dell'azienda o della motivazione dello stesso founder, e degli elementi invece aperti sui quali è possibile dialogare, su quali è possibile accettare contributi da parte dei team. Questo è molto importante, diciamo, dicono gli autori. È necessario che gli startup chiariscano esattamente quali delle due queste due diverse dimensioni, cioè le parti fisse e le parti variabili. Che cosa possiamo dire di questo articolo? È un articolo molto interessante, soprattutto perché ha una base empirica abbastanza significativa, costituita appunto da 500 startup che sono state analizzate. Quello che possiamo dire è che in realtà possiamo anche diciamo, analizzare la dimensione reverse, cioè piuttosto che considerare come i founders si pongono nei confronti dei dipendenti, perché ha questo senso di proprietà condivisa della startup, forse sarebbe meglio considerare come i dipendenti vengono scelti dagli stessi imprenditori. Che significa? Chiaramente, se un imprenditore, diciamo, cerca, quindi assume dei dipendenti che sono creativi, che sono altamente skillati, avrà molte difficoltà
ad assumere il ruolo di dittatore. In quanto questo gruppo di persone, questo gruppo di lavoratori probabilmente vorrà partecipare in qualche modo creativamente, con dei suggerimenti, con delle innovazioni, con delle variazioni anche soltanto marginali, perché fa parte, diciamo, della capitale umano particolarmente qualificato e con questa tendenza a partecipare attivamente allo sviluppo dei progetti. Se al contrario, si vengono a creare, diciamo, l'azienda assume dei lavoratori che hanno magari delle scarse qualità, che magari non hanno la capacità giuste, non sono particolarmente smart, non sono particolarmente, creativi, e allora è molto probabile che se l'imprenditore chiede a queste persone di contribuire all'idea, queste persone probabilmente non potranno farlo. Ma non potranno farlo proprio perché non ne hanno le capacità, e quindi in quel caso potrebbe essere assai più efficiente per lo stesso imprenditore acquisire un comportamento sostanzialmente da dittatore. E, diciamo, e anche il terzo caso, cioè quello del designator, anche quello può essere dovuto in realtà non tanto all'imprenditore in sé per sé, quanto alla relazione con i dipendenti, che dipende proprio dalle caratteristiche dei dipendenti. Cioè, questo significa che questi modelli non sono possibili rispetto alle caratteristiche di un team. Dipende tutto da come si creano i team aziendali. Cioè, se la startup vuole funzionare con un principio di proprietà condivisa, si può suggerire un modello da delegator, da dittatoriale o da designator. Ma questo è possibile non tanto guardando al manager, quanto più che altro guardando ai dipendenti che sono stati assunti e al team che si viene a creare. Perché se questo team è caratterizzato da persone che hanno alte competenze professionali, che svolgono magari dei lavori creativi, beh, queste persone difficilmente accetteranno uno stile di gestione dittatoriale. Così come al contrario. Se si tratta di persone che hanno basse competenze professionali, che sono, diciamo, remissive, assertive, che hanno una scarsa, creatività, beh, queste persone difficilmente potranno farsi carico di, delle decisioni che riguardano magari elementi essenziali di un progetto, di startup. È chiaro questo, che dipende molto anche dai dipendenti, da quali sono le caratteristiche dei dipendenti. Chiaramente le due cose vanno insieme. Cioè, vanno insieme da un lato le caratteristiche dei founders, dall'altro lato le caratteristiche dei dipendenti. Questo articolo è tutto centrato sui founders, però è molto probabile che se si andasse a controllare per le caratteristiche dei dipendenti, si troverebbe quasi certamente che i founders che hanno la possibilità di mettere in atto dei comportamenti di tipo dittatoriali, probabilmente hanno anche a che fare con dei dipendenti che hanno delle scarse qualità professionali o una scarsa creatività. Al contrario, il delegator intanto riesce a coinvolgere i dipendenti nelle proprie attività di scelta e pianificazione, e quindi creare un senso parziale di proprietà condivisa, in quanto magari ha assunto dei dipendenti che hanno la capacità creativa e che hanno capacità professionali tali da sostenere lo stesso processo di sviluppo aziendale. E anche quando il modello del delegato fallisce, probabilmente perché alla base c'è stato un fallimento da parte dello stesso imprenditore nell'individuare quelle che sono le caratteristiche, dei dipendenti. Magari doveva assumere dei dipendenti skillati, dei dipendenti creativi, ne ha assunti altri di altro tipo, e quando magari va a chiedere loro di condividere degli elementi essenziali di un progetto, chiaramente questi non riescono a farlo semplicemente perché non ne hanno le competenze. Quindi occorre che questo articolo venga in un certo senso visto in senso al reverse. In a reverse sense, venga in qualche modo reingegnerizzato, ovvero considerare quali sono le caratteristiche dei dipendenti per suggerire nei confronti di un manager, di una startup, di un founder di una startup, quelli che sono i modelli comportamentali da realizzare. Se la startup
ha un capitale umano qualificato, non si potrà suggerire allo startup di essere un dittatore, perché questo evidentemente porterà a una rottura. Il senso di proprietà collettiva condivisa scomparirà e probabilmente l'efficienza aziendale ne verrà significativamente compromessa. E così al contrario, se un imprenditore ha avuto la lungimiranza, un founder di una startup ha avuto la lungimiranza di assumere delle persone altamente professionalizzate, allora si chiederà a questo imprenditore di essere un delegator, di essere una persona che delega anche su questioni importanti, in quanto questo chiaramente consente il riconoscimento del capitale umano. Quindi lo stile di leadership che viene ad essere esercitato da parte del manager, del fondo della startup, non è soltanto la rappresentazione delle sue proprie convinzioni individuali e personali, della sua dimensione di come vede lo stesso l'impresa o la sua idea, il suo engagement nella medesima startup che ha creato, è anche in parte una rappresentazione di quelle che sono le relazioni con il capitale umano, in relazione al fatto che questo capitale umano abbia o meno delle caratteristiche che siano di professionalità, delle caratteristiche che siano di creatività, tali appunto da supportare il management delle scelte. Quindi suggerire un modello di manageriale in una startup è possibile soltanto creando un sistema, una funzione che mette insieme da un lato le caratteristiche individuali del manager e dall'altro lato le caratteristiche professionali e creative dei dipendenti, per individuare quali dei tre metodi, delegator, dictator e designator, effettivamente realizzare. Certo, la questione dell'engagement qui viene posta, la questione dell'engagement dell'imprenditore è molto importante, però questo è un tema difficile da valutare, nel senso che si richiede certamente allo startup una enorme motivazione, un enorme orientamento all'idea, e chiaramente questi sono fattori non perfettamente, sono fattori sostanzialmente emotivi, sono fattori, motivazioni spesso anche di carattere extra economico, che possono motivare così potentemente un founder nei confronti di un'idea, di una startup. Certo, c'è poi anche un'analisi metrica da fare, bisogna scomporre l'idea di business nelle tecnologie, nei target di mercato, nel prodotto, servizio, fare delle proiezioni finanziarie, individuare quali sono le strategie e poi scegliere quali di questi elementi condividere con il capitale umano dell'azienda e quali invece di questi elementi vengano invece ad essere considerati fissi. Però anche qui molto dipende dal capitale umano. Se l'azienda ha assunto delle persone molto preparate, per esempio a livello finanziario, è molto probabile che queste persone partecipino nella definizione dei piani. O al contrario, se sono persone molto skillate nella tecnologia, probabilmente vorranno partecipare nella definizione del prodotto o del servizio che viene venduto. Quindi molto dipende anche dalle caratteristiche del capitale umano e da come il manager, il founder della startup si relaziona con questo capitale umano. Però c'è comunque una scelta che deve essere fatta da parte di questo manager, che deve appunto individuare elementi fissi ed elementi variabili nella definizione dell'idea di business e poi li deve comunicare nei confronti, diciamo, del team, per fare in modo che si crei quest'idea di una comunità, di una proprietà condivisa. Certamente è un obiettivo che le aziende devono avere, però non è detto che riescano, e questo ci fa intendere quanto siano importanti
non soltanto gli elementi tecnici, pratici, specifici, anche di carattere finanziario, che possono portare un'azienda, una startup al successo, ma quanto sono importanti anche gli aspetti culturali, gli aspetti valoriali, gli aspetti sociali, la capacità di coinvolgere stakeholders interni ed esterni. E tra gli interni ci sono sicuramente i lavoratori dell'azienda. E questi sono elementi che evidentemente certe volte vengono considerati come elementi di contesto, come elementi cosiddetti esogeni, che però possono determinare in un modo assolutamente, diciamo, assolutamente, possono determinare appunto gli orientamenti dall'efficienza di un'idea di startup. Ecco, quindi i founders devono avere questa capacità di analisi non soltanto del proprio modello di leadership, di analisi della relazione tra questo modello di leadership e il capitale umano dell'azienda per le caratteristiche che questo ha, e poi considerare anche quali sono dinamicamente le soluzioni che possono essere apportate.